Sì, grazie Presidente. Io ero presente in Commissione, quindi sento il dovere di stigmatizzare il comportamento che si sta tenendo questa sera, perché rimango veramente stupefatto. Per due motivi. Innanzitutto perché la pratica ieri è arrivata in completa in Commissione, Commissione. Consigliere Fossati, è uscito dall'aula molto agitato. Cos'è successo? Ma un fatto, secondo me, molto grave, di una gravità inaudita. Questa non è una pratica di poco conto, è una pratica che sostanzialmente va a correggere una pratica errata con cui l'amministrazione aveva affidato a Riviera Acqua la gestione del depuratore di Imperia. Ho detto in commissione e in consiglio, un'opera a 50 milioni di euro, la cui gestione costa un paio di milioni di euro. La pratica era sbagliata, la Corte dei Conti ha detto che è sbagliata, è tornata in consiglio comunale. Tutte le pratiche devono essere prima esaminate in commissione. Quando è arrivata in commissione non c'era il parere del ragioniere capo, che si deve esprimere e dare un parere su tutte le pratiche che comportino un onere di spesa, come questa sicuramente è. Richiesto di qual era la sua posizione, il ragioniere ha detto che non l'aveva nemmeno letta perché non era stato nemmeno informato che esistesse questa pratica. Quindi la pratica è stata ritirata dalla commissione, non poteva essere esaminata. Oggi arriva in consiglio comunale e il segretario dice che secondo lei non è necessario che prima passi in commissione, che si può tranquillamente discutere. Io credo che sia un fatto veramente molto grave, di una gravità inaudita, e mi riservo di fare tutti i passi in tutte le sedi competenti perché si vada a fondo. Anche in procura, dice. Anche in procura, perché secondo me si sta compiendo un abuso d'ufficio.